Eccoci qui, amici, pronti per una nuova diretta allenamento insieme a voi. Oggi ho provato a mettere un link di accesso per prenotare la consulenza qualora qualcuno di voi volesse, insomma, approfondire il discorso del percorso personalizzato, perché c'è questa possibilità, quindi vi ho messo il link. Durante la diretta potrete andare a spulciare o a cliccare. Allora, che cosa faremo oggi? Buongiorno Gianluca, buongiorno. Se non sbaglio, Gianluca, abbiamo pubblicato, ciao Anna, abbiamo pubblicato proprio oggi la tua il tuo prima e dopo, mi sembra. Sei tu, perché io chiaramente non conosco a memoria tutti i clienti perché mi occupo del reparto contabile, amministrazione e marketing, quindi non è il mio settore, quello del prima e dopo, ok Gianluca, e con un grandissimo risultato, quindi mi fa anche piacere che tu sia in questo momento in diretta. Ciao Cetti, ciao ragazzi, ciao a tutti quanti. Allora, cosa faremo oggi? Vedremo, non ne ho assolutamente idea. Ciao Gaetano. Ultimamente siete tantissimi e soprattutto apprezzate moltissimo le ricette che condividiamo. L'ultima con la Tenerina ha avuto una cosa come 62 condivisioni, che sono davvero tantissime. Siamo solo a metà percorso, hai fatto bene a ricordarlo Gianluca, perché è importante secondo noi anche condividere tutti gli step del percorso, non soltanto, no, quando uno arriva alla fine, perché il percorso è fatto di tanti passi, non soltanto del risultato finale. E in tantissimi dei nostri allievi iniziano con i 6 mesi, ma poi vogliono proseguire per tutto l'anno, perché, come diciamo sempre, in TLM non è soltanto la dieta, il consiglio alimentare piuttosto che l'allenamento, ma è proprio un cambio di stile di vita che le persone che, insomma, entrano in questo programma vogliono portare poi avanti, e spesso riescono a portarlo avanti anche da soli dopo l'anno insieme a noi. Poi ci sono allievi che stanno con noi veramente da tantissimo tempo, oltre un anno, perché poi si crea, no, un po' questo senso di community, di comunità, di stare insieme e di condividere gli stessi identici valori. Oggi non so che cosa faremo, vedremo cosa ci proporrà Ma Giuseppe. ragazzi, buongiorno, eccoci qua. Ma io dico una cosa, siete contenti che Iracli è ancora qui tra di noi? Sì. Perché non Intanto, è se mi passi quella palla, mi siedo perché non perché posso non stare è in piedi. assolutamente una cosa da Non posso stare più in sottovalutare. piedi, Non è quindi. assolutamente una cosa da sottovalutare, ragazzi. È veramente per noi è un onore che tu sia qui oggi. Abbiamo Guarda, penso che sempre sia detto, l'ultima diretta che faccio. abbiamo rischiato in questi giorni Esatto, sto qua, che la Cris mi ci lasciasse sentirete, per però andare sto a qua, partorire, perché però sto giustamente qui. deve andare anche lei a partorire. Vuoi partorire? Non vuole Vuoi partorire, partorire? ragazzi. Per forza dovrò partorire questa settimana Cosa ne pensate di questa cosa? perché la bambina è in ritardo come suo padre, quindi una grande Io di ritardo ritardataria. ho migliorato, Sicuro. dai. Quello è Una vero. bambina che è una grande ritardataria, Poi c'è da dire per non dire anche altre parole, che ormai pesa una tonnellata, perché ovviamente sono andata fuori siete pronti, tempo ragazzi? massimo. Quindi da quando intanto questa sarà una diretta molto importante perché sarà l'ultima diretta tra virgolette in due. Io dico tutto tra virgolette perché non è mai come sembra, ma In che senso, scusa? No, sarà è sicuramente sempre l'ultima così. diretta in cui non sarai Ragazzi, padre. Poi sarai padre per forza, perché ne muoio se non partorisco entro vi lunedì. dirò poche cose, ma quelle poche cose che vi dico sono così. Non è mai come sembra, Sì, mai. comunque entro lunedì vogliamo dare un taglio a questa situazione. Comunque sì, siamo tra virgolette, sarà l'ultima diretta in due, si spera.
Si presume. Non, possiamo già dire che non sappiamo se faremo quella di lunedì, possiamo già comunicarlo. Ah, lunedì ragazzi andiamo tutti a partorire, No, se quindi. volete la faremo dall'ospedale, però non credo di poterla fare Quindi, sai che qui. quest'oggi non mi entravo in calzini, secondo me mi è cresciuto anche il piede a forza di stare Ti è con le. cresciuto il piede? Pensavamo il naso. No, il naso è ormai è andato, il naso va da solo. Allora, oggi ragazzi mi tocca avere la playlist quella, la Buongiorno. classica NCS, la playlist NCS perché a te ti Allora, ricordate io una volta. 42 settimane finite, mi dice Chi? Sara. Ah, guarda Hai Sara. partorito, Sara? Guarda Sara, siamo vicine perché lunedì sono 42 e io devo ancora partorire e oggi è mercoledì, quindi Sara, hai partorito tu? ha partorito a 42, Sara, che Ah, bello. partorito quindi. Sì, siamo gli elefanti della gravidanza noi, perché noi Ok. diamo la gravidanza degli elefanti, io poi non faccio più testo perché proprio è dall'anno scorso che sono incinta, quindi con brevi pause, Allora, però. ragazzi, chi si allena con noi oggi? Chi è che si allena con noi oggi? Oggi faremo un bel allenamento di punto di domanda. Vediamo un po' che. Quante madri ci sono oggi collegate? Hai attirato tutte queste madri, tutte le Ma no, mamme, voglio sapere le loro esperienze. tutte le Se avete avuto mamme. dei parti brutti e difficili, non ci interessa. Bello. Solo veloci, rapidi e Che indolori. bell'allenamento oggi, ragazzi. Che bell'allenamento oggi. Ciao Elena! Che bell'allenamento oggi. Sono Allora, dici da ragazzi. solo, bene. Oggi è veramente un bell'allenamento. Allora, Oggi manca anche Marco, lo possiamo dire, abbiamo Marco infortunato. Marco è infortunato. E Non. vorremmo dire che si è fatto male allenandosi duramente, è scivolato allenandosi con un bilanciere pesantissimo, invece no, no, perché uno si fa male sempre in modi stupidi, effettivamente è così. Vabbè, capita, Oh, dai. guarda che Sara Può capitare. mi dice che in 2 ore ha fatto tutto. Beh, questa è una cosa In 2 ore hai positiva. fatto tutto? Sei sicuramente da, Oh. diciamo così, da un buon auspicio, diciamo. Monica ha fatto il cesareo, che guarda Monica, mi sembra la cosa migliore, te lo dico perché a una certa, a 40, uno esce e basta, senza tanto Dove stare, esce? è programmato, quindi non è che, cioè, Sì. guarda, devo Ragazzi, dire intanto che vi volevo far vedere questa prova di equilibrio estrema, cioè nel bellissimo, caso guarda. voleste neanche guardare. Ne ha avuti 3, Monica? Ma miseria, Tutti miseria! in una volta. Ti era scaduto l'abbonamento di Netflix o di Sky, non lo so quanti anni avevano i tuoi figli. Ciao Simone! Spero non tutti in una volta, ragazzi. Allora, ragazzi, cosa servirà oggi? Oggi servirà una sedia o uno step. Ma quando non si può fare naturale, Sara, è meglio ricorrere al taglio e Cos'è che facciamo via. oggi? Parliamo di Oggi tutto. parliamo dell'utero. Non lo so, cioè. Dell'utero femminile. Sì. Ieri Giuseppe mi ha fatto anche la digitopressione. Vabbè, allora lo vogliamo dire proprio a tutti. Poi dicono, vedi, poi i maschi, i mariti mi odiano perché dicono, mi ha detto Cristina che suo marito gli ha fatto la digitopressione e tu non me la fai. Poi per forza mi odiano. E che cazzo, dai, su. Esatto, ti odiano a morte. Allora, raga, partiamo. Allora, vi dico che cosa serve perché già sono le 12:12. Già siamo, vedete? Il ritardo in noi. Allora, servirà uno step o una sedia in modo tale da fare lo step up. Vabbè, tappetino, tappetino, basta, basta. Poi se avete un manubrio, una cassa d'acqua, quello che comunque un sovraccarico, va bene anche le cavigliere, usiamo quelle, d'accordo? Ok, intanto sono dei messaggi bellissimi, Di che tipo? meravigliosi. Monica vuole fare il quarto. Monica vuole fare una Vuole fare. squadra di pallone. Una Monica, squadra di però calcetto. ne conosco poche io di ragazze che, cioè, Cioè, sono così volenterose. ambiscono Cacchio, ad avere Monica, ma che tanti figli. Ne brava. conosco Che veramente poche. pazienza. Io già ho Giuseppe, non so come farò con due, perché Giuseppe è un altro figlio, ovviamente, quindi non lo so. Giusto. Abbiamo voglia. Allora, capiamoci, avete voglia di allenarvi oggi o avete voglia solo di parlare? Perché io potrei fare anche a meno. No, no, tu devi allenarti. No, nel senso, io potrei farne anche a meno. Ciao Avete David. visto l'acquisto nuovo, ragazzi? No, non lo vogliamo neanche Il inquadrare, trampolino, guarda. eccolo qui. No, è utile perché quando
Al posto di prendere un tapirulante, ho preso il trampolino, che è bello. Io non ho parole, non avevo neanche vista questa cacata che era arrivata lì. Ma quale cacata? Oh, ma stai scherzando? Ma poi salti dove arrivi che sbatti la testa contro il muro. Ma cosa, che non sono mica 2 metri e mezzo. Cioè, ha preso la cosa dei ferinani, guardate. Ma cosa serve? Vabbè. Allora ragazzi, che partiamo. Parti di scherzo. Allora io metterò lo step qui. Perfetto, poi un attimo me lo sposto. Ma a cosa serve quella cosa che hai comprato? E questo praticamente te lo devo far vedere. Sì, vorremmo vedere una dimostrazione fisica. A cosa serve questo coso? Allora, questo qui è una forma di attività aerobica, quindi ti metti qua e fai questo lavoro qua. Vedi? Ma veramente? Palle, fai questa cosa qua. Fai quello che vuoi. Addirittura ci ho fatto anche lo squat. Cioè, ci ho fatto anche questo esercizio qua, tipo, arrivi, boom. Oppure che adesso puoi fare i piegamenti, li puoi fare qui. Vedi? Va bene. Poi è bello, perché come riscaldamento, sai che io solitamente quando mi alleno, a parte nelle dirette, non sudo quasi mai perché ho un'intensità un po' più bassa. E invece l'altro giorno allenandomi da solo ho alzato l'intensità utilizzando alternato questo qua. Comodo. Allora ragazzi, dai che partiamo senza chiacchiere perché ne abbiamo fatte già troppe. 12-14. Quindi siamo già. Tutto mi sgrida oggi. In ritardo. Pronti? Salvate la sedia? Per i sbucci quello. 3, 2, 1. Via, su, una gamba alla volta e andiamo con l'altra. Dai che prima che iniziamo ce la finiamo. Su. Sentiamo il gong, fino al gong. Sentiamo la chiappa, pausa, vai, non mi dispiace la mano. Allora, seduti, guardatemi, regia, attenzione, mani qua, pronti, via. Ma possiamo sapere perché ti stai allenando con i calzini? Che schifo! Facciamo l'intenzione di mettermi le scarpe. Poi vedete, non so mai di mettere. Vai così! Inclinatevi leggermente indietro! Ancora uno! Pausa. Ok, cercate una parete, ragazzi. Parete, mi vedi qua. Ti vedo ovunque. Allora, parete, schiena la parete. Così, vai! Un minuto in questo modo, vai, vediamo chi ce la fa. Un minuto. Dai. Cos'è un minuto? Dai, un minuto in questa posizione. Se fate poca fatica, scendete un po' più in basso. Ciao Luigi, buongiorno! Siamo lì. 20. Qui, importante, tenere un angolo di 90 gradi tra coscia e gamba, tra coscia e busto. 5, 4, 2, 1. Molto bene. Bene. Non mi si attiva più il computer? Ok, mi si è attivato. Ok ragazzi, adesso andiamo a fare il lateral squat. Cosa vuol dire? Che da questa posizione vado a destra o a sinistra e vado a scendere mantenendo
in asse, mi raccomando, non fate questo, non andiamo a destra e a sinistra in questo modo, ma deve essere questo, mantenendo la linea del ginocchio. Pronti? Vai! Così, non c'è bisogno che vi allargate troppo, la cosa importante è che le ginocchia rimangano in asse. Così, vedete bene? Così, sentite bene la gamba tosta che lavora. Un'altra, insieme un'altra. Ok, buono. Ok, allora adesso possiamo fare, se avete un rialzo potete fare anche con le mani o con i gomiti sulla sedia, io lo farò qui, così lo sfrutto. Andiamo a fare gli slanci, insieme. Ok, da questa posizione salgo e salgo, vai. Potete farlo anche con le mani a terra, indifferente. Io lo faccio perché devo utilizzare un po' gli spazi qua. Dai, sentite bene la cappa. Se avete le gavigliere, potete metterle nel secondo giro. Ok. Io ieri ho fatto squat, sento ancora le chiappe da ieri. Ma di brutto proprio. Ok, allora, ragazzi. Sedia. Guardate cosa facciamo. Questo è bello posto, eh. Da questa posizione vado con il gomito appoggiato e alzo la gamba. Pronti? Via. Bravi. Mantengo la linea del busto dritta, così. Come sento qua? L'addome, l'esterno dei glutei, o anche l'interno coscia, si lavora in tensione gli obliqui, addome e spinge qua. Ah, ok, riposo ragazzi. Questo è tosto, lo posso garantire, questo è tosto, eh. Infatti vi consiglio di farlo su una sedia, sul rialzo, perché altrimenti fate il doppio della fatica. Ok. Cambio la posizione così mi vedete. 10 secondi e facciamo il cambio gamba. Pronti? 3, 2, 1, go! Non abbiate la... cioè, non dovete alzare chissà quanto la gamba, Quello che riuscite, vanno bene anche pochi centimetri. Di altro concentratevi e cercate di resistere nella posizione di isometria. Bravi, basta. Ok, questo è uno dei più tosti, cosa ne pensate? Cosa ne pensate ragazzi di questo? Ciao Mario! È il nostro Mario? Oh yes! Mario! Allora ci sei ancora! Allora giù a terra, andiamo a fare interno coscia, allora mani sopra il gluteo, apro e chiudo. Vai, un minuto. Butto fuori il piatto quando vengo su. Inspiro. Non andate troppo veloce, altrimenti sentite i muscoli dell'interno coscia che iniziano a farvi male. Non sottovalutiamo questo esercizio. Ancora. Un minuto qui.
due, uno. Ok, lo sottovalutiamo questo esercizio, ragazzi, perché anche se è molto leggero, regia, ti vede? Lo vedo sempre. E sempre, non mollo mai. Però serve proprio perché è tosto. Cioè, si sente l'indomani questo qua. Allora, guardate cosa faccio adesso. Sto con la testa, allora, questo esercizio lo posso fare o da terra, oppure, come sto facendo io, dalla sedia o dal letto, dipende cosa avete. Forse è meglio la terra, eh? La terra, andate lisci. Io prendo un sovraccarico, faccio questo, guardate. Metto la schiena qui. Ci piace molto come sei legato la fascia. Sì. Ok, da questa posizione scendo, io poggio la testa, ok, vai, salgo, non abbiate fretta di farlo. Ciao Vale! Andate a spingere con la parte, in questo caso con i glutei. Il nostro Valeri! Ciao Valeri! Così, concentratevi sul gluteo. Buongiorno, è mezzogiorno, chissà dove sei, dal mare. Per me fino a mezzogiorno è buongiorno. Oh, ancora, 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 siamo altro po', altre due, insieme, uno. Ok, va bene. Ok, venite su. Qual è la differenza tra farlo come l'ho fatto io e farlo a terra? Che farlo in questo modo aumentate il range di movimento, quindi riuscite a scendere molto di più e quindi in qualche modo il gluteo riesce a lavorare a un ampio raggio. Se lo fate a terra avete la parte di, diciamo così, di salita, ma non riuscite a scendere oltre, diciamo, la linea zero, chiamiamola così. Chiaro? Non me la voglio far complicata. Allora ragazzi, abbiamo fatto 10 minuti, sono 3 giri. 3 giri, dai, molto bene. 7 secondi e ripartiamo. 7 secondi e ripartiamo. 3, 2, 4, andiamo con lo step up. Via. Bravi, 3 giri così. E chi ci ammazza, vai. Sentiamo chi di voi lo sta facendo ora l'allenamento? Ancora. Perché Luigi lo fa stasera, lo so. In quanti ci hanno scritto l'altra volta? Che la diretta si era bloccata. È colpa mia, amici. Abbiamo messo delle musiche un Indovinate po' sempre di chi è colpa. Quando c'è un problema. Sempre a me che hanno le colpe. Ma com'è sta cosa? I meriti tutti tuoi. Ok. Allora. Secondo esercizio. Su. Sedere. Male sotto i glutei. Se vedete un problema o anomalia è stato Giuseppe che ha messo mano a qualcosa. Sempre. E andiamo a distendere. Via. Poi il fiato. Io tengo le ginocchia alla stessa altezza e vado a lavorare andando a estendere la gamba sulla coscia. Così. Becco in fuori, ragazzi. Bravi. Hai così, dai, dai, 5, 3, 2, 1, ok, molto bene, ci siamo, eh? Ok, allora ragazzi, ritorniamo a squat statico, isometrico, qua, vai. Pronti? Vi do io il via, dai, 5, 4, 3, 2, 1, vai insieme e andiamo. Adesso ragazzi dovremo sentirlo un po' più di prima. Siamo, eh? Adesso vi dà un po' più di fastidio. Così. Questi esercizi di staticità, ragazzi, sono tra i più efficaci.
e infatti 30 secondi, vai, e infatti in questi esercizi la maggior parte della gente fa fatica a terminarli proprio perché sono i più tosti, anche se sembrano i più facili. Già qui arrivare a un minuto è un bel obiettivo, ok? Così 5, 4, 3, 2, 1, riposo, ok. Molto bene, ok. Allora, adesso ritorniamo sull'esercizio di squat laterale. Quindi vi ricordate come abbiamo fatto prima? Da questa posizione, ve lo rispiego, vado lateralmente, non vado avanti col ginocchio, cioè non vado lateralmente col ginocchio o avanti così, ma cerco di piegarmi in questo modo qua, cercando di non far uscire il mio ginocchio al di fuori della linea del piede, chiaro? Vai, 1, 2, ritorno, 3, ritorno, 4. All'inizio, consiglio che vi do, non andate troppo lateralmente. Così, vuole avere sempre il controllo. Inspiro, fuori, sento il gluteo. 1, ok, bene. Avete percepito il gluteo? Cosa dicono? Hanno percepito il gluteo? Vediamo che sta andando con noi, mica è detto, eh. Avete percepito il gluteo, ragazzi? Mica è detto. Pronti? Andiamo di slancio, eh. Andiamo di slancio. Mani giù. Anche sulla sedia, va bene? Via. Ma alla fine dell'esercizio o me come persona? Quanto manca cosa, ragazzi? No, stanno due, chiedendo a me. 1, via, attention. Facciamo rispondere a Giuseppe a questa domanda. Hai ancora? Ancora 10. Questo esercizio si fa meglio con le scarpe perché avete più stabilità sul piede, ok? Senza scarpe invece siete un po' più instabili. Cambio, quanto manca? Siamo già oltre, quindi abbiamo già lo sprat esecutivo, abbiamo già lo sprat, quindi non c'è più come grazie, ragazzi. Mario, questa è la ultima diretta che facciamo con Giuseppe non padre. Cambio, ragazzi, pronti? 3, 2, 1. Gli amici ti consigliano di preparare bustine di zucchero per riprenderti. Io? Potremmo pensarci, effettivamente. Io per la verità ho portato gli aminoacidi, ma non bene lo stesso. Un po' di vitamine, c'ho la glutamina anche, non so se può bastare. Poi se mi trovo nella merda prendo le maltodestrine. Proprio. Ari! Ok! Ma vado in ospedale col baracco, va? Scusi, che cosa sono? Sono integratori nel caso svengo. Amici, guardate come ride! Come se la ride, come se. Me la rido adesso. Il fatto non fosse il suo. Me la rido adesso. Vai! Giù, ragazzi! Ti hanno coscia?
apro e chiudo, apro e chiudo, hai così, bravi ragazzi, mi conto il minuto qui. A termine della diretta abbiamo ancora le tue amiche gravide? No, no, ci sono i padri che adesso stanno intervenendo. No, perché adesso, 30 secondi, adesso a fine diretta parleremo di come avere un perineo duro come la Cri. No, non ve lo consiglio. No, no, perché? No, no, no. C'è anche se prova, eh. Neanche un pavimento pelvico come il mio. Cioè, ma vuoi mettere... Non ve lo consiglio per niente. Un attimo, no, vuoi mettere la... il fatto che una possa controllare quando partorire? Oh. Dai ancora. Cioè, ragazzi, non è che... Cioè, secondo me, no? Non è solo secondo me. Puoi mettere che uno da un momento all'altro con quelle acque è comunque un disagio, no? Invece avere un pavimento pelvico come la Cri, cioè voi avete il controllo assoluto di tutto, cioè partite quando volete voi, non quando si rompono le acque così da un momento all'altro, no! La Cri ha controllo anche sul pavimento pelvico. Esatto. E mica da poco, non si rompe niente. Quello dovete aspettare fino alla 43esima settimana. Esatto, la 45. Sono dei pro e dei contro, è quello che fa. Allora, dai che partiamo con... siamo un po' in ritardo, eh? Volte glutei, ora faccio la terra. Io se avere un corpo allenato porta dei benefici per il parto, ve lo dico alla prossima diretta. Ah, lo faccio fare un volte glutei semplice. Quello proprio free free. Così guarda, mano, ok, mano a terra. Mettiamoci a terra. Così. E salgo, giù, e salgo, bravi, e salgo, molto semplice questo, dovete avere solo un po' di mobilità sulla spalla e basta, cercate di andare più su possibile col bacino, in questo caso mantenete sempre una buona flessibilità di movimento, non dovete appoggiarvi da nessuna parte, ancora prendo insieme con me, dai! Io addirittura tocco il sedere giù per sfruttare la massima ampiezza del movimento. Dai così, bravi. Ancora. Bravi, fin di fondo, dai. Su, ancora 10. 5. 3. 2. 1. Bravi. Ottimo. Allora ragazzi, siamo un po' in... posso dire in ritardo? Vabbè, non è un classico, è un classico. Siamo un po' in ritardo con la tabella di marcia. Cercheremo di stringere perché mancano esattamente 8 minuti. Ok? 5, 3, 2, step up. E questo. Via. E cambio ad ogni passo. Oh, comunque dopo aver fatto San Luca i gradini li faccio come ieri, acquisisci potenza, eh? Ok, bene, secondo. Ma San Luca non mi ha fatto niente, non so perché. Subito senza pausa, venite con me, dai. 1, 2, 3, 6, 7, dai così. Ah. 5 secondi ancora più con me, 5 secondi, dai, 1, 2, 3, 4, e ok, basta. 30 secondi, non un minuto perché altrimenti non ce la facciamo. Statico, squat. Pronti? Vai, siamo già. Dai, così.
Molto bene. 30 secondi da adesso. Qui ragazzi prendiamo fiato, perché è uno degli esercizi, forse è l'unico dove si riesce a prendere un po' di fiato, perché qui è molto muscolare questo, è poco cardio. Così. 5, 3, 5 secondi ancora con me, 4, 3, 2, 1, molto bene. Vediamo cosa abbiamo ancora. Squat lateral. Allora ragazzi, pronti? Mi metto qui, così mi vedete bene. Laterale, laterale. Cominciate già con me, vai. Via. Ah, è a fondo bene. È come se fosse a fondo, ma laterale. Io utilizzo la mano in questo modo per andare a bilanciare il mio peso e non cadere indietro. Vi aiuta. 5, 3, 1, ok. Fiato, fiato, fiato. Prendete fiato ragazzi. 5 minuti a termine. 5 minuti a termine. Andiamo sullo slancio adesso. Mani giù. Potete fare in piedi, sulla sedia, come volete. 4 minuti a termine. Così. Fuori il fiato quando vengo su con la gamba e contraggo il gluteo anche volontariamente. 10, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Prepariamoci, slancio laterale. Gomito, sulla sedia, così, dai ragazzi, voglio giocare fino alla fine, 7, 5, 4, 3, 2, 1, go, dai dai dai, riuscite, cercate di andare a prendere tutte le energie che vi sono rimaste e di fare questo esercizio, dai! Dai! È l'ultimo veramente tosto questo! Potete rallentare anche il movimento se volete, ma fatelo, state lì! In isometria! Ancora 3, ancora 2, ancora 1, basta, bravi! Cambio giro! Andiamo dall'altra parte, prendiamo fiato! Ok, prendiamo piano energia ragazzi, manca questo e poi uno e due, basta, cioè questo e poi ne mancano gli ultimi due, 2 minuti e mezzo al termine, pronti? 3, 2, 1, go! Vado su,
possiamo già cominciare. Vai. Così. Ragazzi, senza pausa, andiamo in ponte, glutei come prima, senza pausa, manca un minuto di adesso, senza pausa, lì, pronti, giù, su, ultimo minuto è questo, resistenza, se non riuscite andate in skip ai ultimi 30 secondi, altrimenti state qui con noi. Ultimi 30, conosci di tutte le volte che vengo su, fuori l'aria, bene, molto bene, è giunta al termine anche questa diretta, evviva! Vero! Come è andata, ragazzi? Vedete che tolgo questo pezzo. È stata complessa, challenging, come oppure stata, no? Ragazzi? Mamma mia, che sfumatino! Sono da voi, ragazzi! Ma la palla ce l'hai tu! E me la tengo! Tu dici, magari sì, dovresti, sì. No, non correrai perché abbiamo sì. Uno stepping bravissimo. Se nasci prima di sabato mi fotte proprio. Tu dici, no, prima di sabato, cioè un po', o è perché nasce per i fatti suoi? Però comunque sono gonfissimo avendo fatto glutei e gambe. Il segreto di gonfiarsi la parte alta anche quando si fa glutei. Oggi abbiamo fatto glutei e gambe, quindi parte bassa. Leg. E fa la digitopressione. Digitopressione. Fa gonfiare le spalle. L'ho fatta ieri sera. Appunto. Allora, diciamo le cose come stanno. Io ieri ho fatto la digitopressione, quindi tutti i massaggi, però stamattina mi sono svegliato io con i dolori alla cervicale perché... Ti pagherò uno steroppa. Io, veramente, delle volte, quando facevo... Ti sei anche impegnato, devo dire. Quando facevo i massaggi, no, quando mi facevo fare i massaggi o quando andavo, che ne so, dall'osteopata mi capitava, adesso è un po' che non vado, dato il lockdown non ho più, sono più andato, ma prima andavo ogni tanto, ho qualche massaggio sportivo o qualcosa a livello di osteopatia, lo facevo. E io mi ricordo come, cioè, chi faceva realmente quel tipo di lavoro è molto faticoso, ragazzi, cioè, io immagino avere 6-7 clienti al giorno da fare quei trattamenti lì, ma è veramente faticoso, cioè, un lavoro, ragazzi, che cioè, secondo me non lo metto neanche a fare il muratore, Cioè, secondo me un osteopata, un massaggiatore fa molta fatica. Poi ci sono anche molte donne che lo fanno. E cioè, devono essere veramente... devono avere una grande resistenza, più che altro. Perché non è che fai un cliente finita lì. Cioè, comunque se sono 7-8 clienti di massaggi, diventa tosta. Infatti io c'ho un malo qui, tutto io. Ma non finire di lamentarti. Mezz'ora di massaggio. Stai lamentando costantemente. Allora amici, intanto adesso mi è passato, la diretta rimane salvata perché questa. Oggi abbiamo almeno la musica decente e quindi non verrà bloccata da Facebook.
Speriamo, ma credo proprio che sia così. Vediamo un attimino. Tutti quelli che guarderanno questa diretta, ragazzi, siccome sto iniziando a fare un po' di video anche di contenuto di altri argomenti, ditemi un po' che tipo di argomenti volete, vi piacerebbe ricevere, anche, che so, anche trattando altri temi, che so, anche sul lato, soprattutto allenamento, perché se avete qualche domanda sull'alimentazione, fatelo lo stesso, che tanto comunque noi le prenderemo, tutte le vostre richieste le prenderemo e le andremo a convogliare nella diretta della... quindi per quando andiamo a decidere i vari argomenti nella diretta con la dietista, ok? Quindi voi se avete qualche domanda, se volete che andiamo a trattare nello specifico qualche argomento, scrivetelo pure qui sotto, così poi la Cream mi comunica tutto e lo mettiamo nelle nostre, tra virgolette, liste. Potremmo mettere anche un bel sondaggio sulle storie, ora vediamo, per capire un po' quali sono gli argomenti, no? Le tematiche più calde da indagare. Sicuramente. Questo è uno, poi sicuramente ragazzi mettete un like a questa diretta, perché non si paga, quindi è gratis, fatelo, mi raccomando. Condividete questa diretta perché è importante che tante persone possano allenarsi così come state guardando e state vedendo voi. Vedete, io avevo male alla spalla nel passato, cioè non ce l'ho più il male come prima. Hai visto, parlare ti è passato. No, è una questione di parole. Sono allenato, cioè. Una questione di parole. È fondamentale far circolare il sangue. Allora, però, a parte tutti questi scherzoni, questi che tu fai questi scherzoni, sei un ridanciano così, effettivamente lunedì non sappiamo se ci collegheremo per la diretta. Allora, lunedì ragazzi, molto improbabile che ci sia la diretta, molto improbabile. Vi diremo, anzi, una cosa, seguite bene le stories o le mie o quelle della Cri, seguiteci tramite Instagram in modo tale che... Perché la settimana prossima è un po' un'incognita. Perché non so neanche se riusciremo a fare dei post in tempo reale, valutiamo, ok? Quindi sicuramente sulle stories riuscirete a capire qualcosa in più. Quindi già domenica vi dovremmo dire, tra domenica massimo lunedì mattina vi diciamo se la diretta di lunedì mattina si farà oppure no, ok? Abbiate pazienza, ma è un periodo molto delicato per noi e dobbiamo... Marco si è fatto pure male. Per tutti coloro che vogliono invece... prenotare la consulenza gratuita, ragazzi, c'è il link. Dove lo possono trovare il link? Non ho idea, però è il link è qui in questa diretta, ma mostro il link. Non si può mettere il link, lo mostro, lo sto mostrando, ecco, chi lo vede, qualcuno lo vede, qualcuno ci clicchi sopra a vedere se funziona. Quindi potete... ho inserito il link della prenotazione consulenza. Che brava! All'interno della diretta, okay. Amici, datemi un cenno, vedete un link cammina? Vedo un link di prenotazione. C'è un link che cammina. Non abbiate paura perché non c'è la testa di Giuseppe. Non esplode nulla, ragazzi, non esplode assolutamente nulla. C'è la testa di Giuseppe nel link. Ma perché mi devo connettere da qua? Non ho capito. Perché ti devi connettere da qua? Comunque. A parte questo link che ovviamente è funzionante, sei sicura che sia funzionante? Funzionantissimo, sicuramente è un link, perché dice apri link, quindi se apri link ti si apre un mondo, un tuttolo mondo, possiamo dire. Allora amici, questa diretta si conclude, è l'ultima diretta di Giuseppe da non padre, perché poi no, si spera niente, perché basta, poi dopo c'è uno sfratto esecutivo in corso, quindi comunico che è l'ultima diretta in cui troverete Giuseppe. Questa cosa qui, che se uno vede la nostra tipo sponsorizzata mentre che facciamo la diretta, si vede così. Sì, questo cioè, lo sapevi live. Il palloncino. Sì. Questo lo sapevo. È una cosa che noi advertiser sappiamo, però voi comuni mortali no. Allora amici, ragazzi, allora vi ringraziamo per questa diretta e ci riaggiorniamo per lunedì prossimo. Grazie ancora a tutti e magari facciamo una diretta all'ospedale e vediamo, ci portiamo il cavalletto, vediamo. E facciamo una diretta, ci cacciano dall'ospedale. Ciao, ciao amici, ciao, 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 ciao.